Camillo Benso Conte di Cavour, presidente del Consiglio del Regno di Sardegna e primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia, sarà il protagonista di una mostra nella sede romana della Regione Piemonte in via delle Quattro Fontane 116. La mostra, dal titolo Camillo Benso di Cavour a Roma, è il primo importante appuntamento per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour, importante personalità politica dell'Italia dell'Ottocento che ha contribuito alla formazione dell'Unità d'Italia ma che in vita non ha potuto vedere realizzata la Costituzione di Roma Capitale. Prodotta dall'Associazione Amici della Fondazione Cavour con il contributo della Regione e la collaborazione della Fondazione Camillo Cavour, la celebrazione romana riproduce quella permanente allestita al Castello di Santena. L'esposizione, inaugurata lo scorso 18 gennaio, ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e della Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso. Oggi inauguriamo qui nella sede a Roma della Regione Piemonte una mostra su Camillo Benso Conte di Cavour, che come noto fu ministro dell'agricoltura e poi primo ministro del Regno di Sardegna e che fu l'uomo che costruì il percorso dell'Unità d'Italia. Credo possa essere legittimamente considerato il principale protagonista del processo di unità nazionale. Cavour, che morì nel 1861, subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia, non venne mai a Roma e quindi in qualche modo lo portiamo a Roma per la prima volta, ricordando l'epoca in cui ha vissuto, dalla Rivoluzione francese in poi, il lavoro fatto in Piemonte con la Francia in Europa per rendere simpatico, rendere accettato e voluto dagli altri stati europei il processo di unità nazionale italiana. Credo quindi che valga la pena di fare conoscere questo personaggio, spesso noto solo dai libri di storia. Personaggio di cultura europea, di cultura anglosassone, di madre ginevrina, quindi veramente pienamente inserito nella società europea della sua epoca, che credo gli ha consentito anche attraverso la costruzione di un Piemonte tecnologicamente avanzato, culturalmente avanzato, aperto, aveva riconosciuto i diritti civili agli ebrei, ai protestanti, quindi aveva creato le condizioni anche per quel processo di liberazione che non è stata un'occupazione piemontese ma è stata un processo condiviso dai patrioti di tutto il paese. Credo che senza un personaggio come lui, naturalmente con Mazzini, Garibaldi, con gli altri protagonisti del processo unitario, ma senza una persona come lui forse l'Italia non si sarebbe mai fatta.